Siamo in compagnia di Pasquale Berrillo, dirigente accompagnatore della squadra Allievi Nazionali 97, professionisti Lega Pro, squadra che insomma durante la stagione ha già dato tante soddisfazioni alla società neroverde e che ieri ha portato a casa anche un torneo abbastanza prestigioso, il torneo Allievi 97 Città di Montelupo, che vedeva a nastro di partenza squadre di blasone come la Pistoiese, il Pontedera, il Tutto Cuoio, Montelupo e altre formazioni. Com'è andato il torneo? Abbastanza bene. La prima partita che abbiamo affrontato il Gallusso, una società regionale del Fiorentino, abbiamo vinto 5-0. Poi successivamente abbiamo giocato con i padroni di casa che erano il Montelupo Trentino, anche loro regionali, e abbiamo vinto 1-0. Un po' più faticosa questa partita qui, anche per il cambio di vari giocatori che hanno giocato precedentemente anche il giorno prima. E poi dall'altra parte il Pontedera giocava con la Pistoiese, con il Guardata, e alla fine il rigore ha avuto meglio ed è passata come vincitrice, e ha fatto la finale contro di noi, ha disputato la finale contro di noi, e nella finale Mister Bencreati ha rimescolato le carte in gioco con la squadra base. E i ragazzi hanno disputato un'ottima partita, vincendo 3-0 nettamente. Il primo tempo si è concluso 2-0, poi il risultato finale è stato 3-0. Capocannoniere è stato Pellegrini con 4 gol, seguito da Rovai, giocatore di casa, che ha fatto anche una bellissima rete. Una manifestazione, dicevo, bellissima, ci ha riportato tutti, poi alla fine a mangiare tutti insieme. È stata una bellissima soddisfazione, specialmente con tutti i ragazzi, anche del posto. Certo, quindi sicuramente intanto quando si arriva a vincere un trofeo, insomma, si può anche essere contenti, ma insomma il trofeo arriva anche al termine di una stagione molto positiva, considerato che il Tutto Cuoio schierava e diciamo, aveva approntato per il primo anno una formazione nazionale, quella degli Allievi 97. Sì, è stata senz'altro positiva di più, anche perché con un po' di accortezza, con un po' di fortuna principalmente, potevamo centrare un traguardo molto più importante, però il Mister Bencreati e principalmente il direttore sportivo Stefanelli hanno saputo dare a questi ragazzi una concentrazione, un senso molto importante per affrontare un campionato del genere. E a proposito, insomma, di successi ottenuti sul campo, da considerarsi un successo a tutti gli effetti anche della società neroverde e quindi anche dello staff tecnico di Mister Bencreati, il successo, insomma, diciamo, la convocazione nella nazionale Under 16 di Lega Pro di Gabriele Giusti, il vostro portiere. Andato a Monzello, al centro sportivo lì a Monza, a fare la prova nella nazionale del 16, comportandosi egregiamente e tirando fuori le sue capacità, che sono venute fuori abbastanza evidenti. Portiere di sicuro alcune e un ragazzo molto 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 importante. Ecco, Verillo, ultima domanda per lei. Insomma, lei che è interno alla squadra, ora diciamo, gli impegni della formazione 97 si fermano qua oppure avrete altri impegni, tornei, magari estivi, di No, preparazione no, per la no. prossima stagione? Abbiamo prossimamente una amichevole con la Cattolica Virtus per domenica prossima per vedere alcuni ragazzi importanti per la prossima stagione. E poi abbiamo un torneo prestigioso che si disputerà il 31 e il 1 di giugno nei campi sportivi di Castel Fiorentino, Montespertoli, Montaione. Sarebbe il torneo Neri per la Mosca. È un torneo importante, che ci saranno squadre blasonate come la Juve, Fiorentina, lo Spezia, Siena, noi del Tutto Cuoio, il Pontedera e poi società appartenenti a due ragazzi che purtroppo morirono, se ti ricordi, in quel laghetto lì a Pinovo, Sì. proprio in occasione di questa
Quindi sarà Castel Fiorentino e non mi ricordo chi altro. L'altra squadra è Atletico Caporetto, mi sembra con il nome di Ravenna, poi sì, sono queste qui le squadre. Perfetto, allora ringraziamo intanto Pasquale Virillo, ricordiamo dirigente accompagnatore della classe allievi della squadra allievi nazionali 97 del Tutto Cuoio, e in bocca al lupo per il proseguo della stagione, allora. Perfetto, perfetto. Poi sperando i risultati ancora migliori per tutto voi. E l'augurio più importante è per la prima squadra. Tutto voi io di Lega Pro, che già ho ottenuto un buon risultato ad Aversa, e speriamo nel proseguo di questi playoff per tutti noi, ovviamente.